santuario che ormai è il santuario di Minerva, e si data al secondo secolo, cioè si inserisce in un momento di passaggio tra forme organizzative italiche, ordinamenti locali e l'avvio della piena romanizzazione. Il santuario sembra cessare la sua attività alla metà del secondo secolo, la villa romana si impianta sopra ed è lo specchio delle vicende che stravolgeranno il promontorio, la penisola. La penisola sorrentina diventa con i romani di moda, è chic avere la villa. Presso le ricche aristocrazie senatorie romane si costruiscono ville lussuosissime, incredibilmente lussuose. I poeti ne celebreranno le bellezze, resuscitando quelle che sono le antiche radici elleniche, recuperando i miti, le leggende, rifunzionalizzandole di volta in volta a seconda appunto dell'aspetto politico. Di un Apollo sul promontorio si perdono completamente le tracce. La nozione stessa è talmente ignorata dalle fonti letterarie che il promontorio viene detto esclusivamente di Atena, non si riconosce nulla. Sono solo lavori eruditi di età moderna, diciamo fine 700, inizio 800. Il Bedok scrisse un lavoro mai pubblicato poi. Troveranno a fronte di toponimi, e i toponimi sono dei veri e propri fossili linguistici, diciamo, di recuperare questa labile presenza che io vi ho, come dire, tracciato attraverso le leggende. Grazie.